Nel territorio del Comune di Roma, le antenne di telefonia mobile non potranno più essere installate in maniera selvaggia, senza criteri, vicino a scuole, asili, palazzine oppure ospedali. Lo stabilisce il nuovo regolamento in via di approvazione in Campidoglio, che disciplina il posizionamento dei nuovi ripetitori. Per le multinazionali della telefonia non varrà più la regola del silenzio assenso da parte degli uffici municipali per ottenere il via libera alla costruzione degli impianti. Sarà infatti necessario adeguarsi ai nuovi principi fissati dall'Assemblea Capitolina. Gli stessi municipi, inoltre, avranno più poteri per stabilire i luoghi idonei alla presenza delle antenne. E noi ci teniamo a precisare che riteniamo necessario un nuovo regolamento, non vogliamo assolutamente bloccare l'innovazione tecnologica sulla città di Roma, ne ha bisogno, ne hanno bisogno i servizi, anche servizi primari di necessità. Allo stesso tempo vogliamo che sia applicato il principio di precauzione, ossia venga tutelata la salute dei cittadini. Sappiamo che alcuni nostri suggerimenti ed emendamenti sono stati accettati, come l'inserimento del rispetto dell'individuazione, la mappatura e il rispetto dei cosiddetti luoghi sensibili. Di cosa si tratta? Si tratta degli asili nido, delle scuole, dei parchi, degli ospedali, dei centri anziani, ossia quei luoghi dove ci sono soggetti che per definizione sono chiamati soggetti fragili. Per cui a noi interessa che alcune questioni vengano affrontate con l'applicazione di quella che è la tutela della salute dei cittadini. C'è poi il problema di tantissime antenne che sono in corso di installazione o sono state installate a pochi metri, letteralmente a pochi metri dalle palazzine popolari. Ci sono altri aspetti, insomma, su cui si interviene? Sì, un piano di localizzazione delle antenne, sia appunto per il contenimento delle emissioni, ma anche per l'individuazione di quei luoghi che possono portare a una distribuzione equa. Ossia, non vogliamo più vedere quella giungla selvaggia di presenza di antenne che spesso si vede sul territorio. E poi anche poter privilegiare in casi specifici l'utilizzazione di terreni di proprietà di Roma Capitale in modo da creare anche delle entrate economiche per l'amministrazione, tutelando anche i condomini che vedono presenza a volte richieste su impianti che in prossimità hanno altre strutture che sono utilizzate da altre aziende. Quindi concentrare, limitare le emissioni di onde elettromagnetiche, ma garantire il progresso tecnologico.